sono felicissima veramente perché tutte le risorse dell'Istituto Comprensivo Archimede della Fata oggi sono in campo. Ci sono tutti i ragazzi, ci sono tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici, siamo tutti qui per dire alla popolazione di Partinico che bisogna credere nella vita. E oggi abbiamo approfittato della ricorrenza della festa dell'albero che è stata celebrata con la piantumazione ieri. Abbiamo approfittato di questa occasione appunto per dire che bisogna credere nella vita, che i nostri ragazzi sono le nostre piantine, che arrivano da noi piccolini, piano piano crescono e diventano degli arbusti forti e rigogliosi. E questa vita bisogna rispettarla, bisogna credere che ci può essere un futuro per tutti e dobbiamo avere fiducia in quello che si fa e in quello che possono fare le giovani generazioni. Diciamo che il rispetto della natura, incominciare a inculcarlo e tra le cose, oltre alla continuazione degli alberi, andiamo anche gli ambienti. Sì, certo, come no. Non a caso, come dicevo, abbiamo preso colto l'occasione della festa dell'albero, appunto per dare il segnale della vita che cresce. E questo è fondamentale, soprattutto in un momento storico particolare in cui tutta l'opinione pubblica sta dando un segnale forte. E oggi noi vogliamo farlo in questo modo, con questo grido che parte dai ragazzi della scuola. E diciamolo chiaramente, tutto organizzato dall'Istituto Archimede. Sì, io devo ringraziare tantissimo gli insegnanti che hanno creduto fortemente in questo evento, sono stati loro che hanno lavorato alacremente, hanno lavorato senza guardare orari, hanno coinvolto le famiglie, hanno coinvolto tutti i ragazzi e alla fine il risultato è veramente soddisfacente, quindi un grazie di cuore a tutta la comunità scolastica. Sua Eccellenza presenta questa manifestazione di bimbi che rappresentano un mondo a colori e rappresentano la speranza. Sì, credo che sia una bella testimonianza la loro, che ci chiamano a riflettere sulla vita, a riflettere sul nostro rapporto con il creato. Hanno tutti al collo una pianticella, un alberello, proprio per dire che tra noi e il creato, tra loro e un albero c'è una certa corrispondenza. Come ogni albero, anche loro sono piantati in una terra e anche loro stanno crescendo e hanno bisogno però di un ambiente che li aiuti a crescere. Credo che questo debba essere il nostro impegno per loro, quello di creare un ambiente sempre più salubre perché possano crescere nel bene. In una società che spesso viene offuscata dai fatti che succedono, dalle violenze, la luce in fondo al tunnel si può vedere con i ragazzi. Diciamo che la luce in fondo al tunnel ce l'abbiamo davanti agli occhi, sono qui, la luce è sempre presente. È che oggi siamo più portati a guardare dalla parte sbagliata, dalla parte del negativo, dalla parte del male. Ciò che fa notizia è il male. Dovremmo almeno noi cristiani essere più capaci di raccontare il bene. Dio un messaggio bello a questi ragazzi, come sa fare lei? Ma il messaggio bello sono loro, non lo devo dare io. È una promessa che vorrei dare, l'ho detto anche dal palco ai genitori. Credo che noi adulti dovremmo promettere loro che oltre ad occuparci del loro benessere personale ci vogliamo occupare dell'ambiente nel quale stanno crescendo, perché loro sono come gli alberi, hanno le radici nella città di Partinico, nei loro paesi, in questa nostra Sicilia e quindi attirano la linfa da questo territorio. Più il terreno è buono e più loro cresceranno bene. Quindi la promessa che vorrei fare a loro come chiesa, insieme alle istituzioni, insieme alle famiglie, è quella di creare un ambiente sempre più salubre perché possano crescere nel bene. L'importanza di questa manifestazione, ascoltiamo le maestre che fanno parte della commissione eventi. Bene, com'è andata? Beh, nonostante tante peripezie è andata benissimo. A noi interessava che i bambini fossero felici e avessero capito il messaggio che sia noi insegnanti come scuola che i bambini volevano manifestare un po' a tutti. E di questo siamo contentissimi, perché noi siamo contenti quando vediamo i nostri alunni felici. Il messaggio è passato, dobbiamo sempre, continuare sempre a rispettare la nostra natura, perché è la nostra vita, gli alberi sono la nostra vita. Questo è il messaggio che abbiamo dato ai nostri bambini e che loro hanno saputo cogliere subito con le canzoni, cercando in tutti i modi di far capire ai loro genitori, alle persone, come sia veramente importante. Oggi abbiamo concluso questo percorso
e nonostante, ripeto, il tempo che fortunatamente ci è venuto incontro, le mamme meravigliose, i genitori, i bambini, è andato tutto bene e siamo contenti di aver realizzato questa manifestazione. La presenza dell'Arcivescovo ha avuto un significato profondo. Sicuramente, il suo messaggio è arrivato dritto, come tutti i suoi messaggi del nostro Vescovo, sono arrivati dritti ai nostri cuori e speriamo veramente che cambiano un po' anche le cose con questi bei messaggi che mandiamo sia parte religiosa che la parte scolastica. E dopo Marinella ascoltiamo Francesca. Bene, siamo quindi arrivati alla seconda giornata, alla fine della seconda giornata e come abbiamo detto ieri, insomma, noi la scuola quando si parla di fondamenti c'è sempre. La scuola mette radici e chi come pensa, l'albero che avete piantumato ieri. Abbiamo piantumato ieri, esattamente. Certo, non è facile gestire in un ampio spazio tutta la scolaresca, che eravamo veramente numerosi, abbiamo fatto le prove al ristretto, all'aperto, diciamo così, però è andata benissimo, siamo contenti, i bambini entusiasti tutti e anche i docenti, sperando che la scuola, dico sempre, fa il suo dovere. Trasmette il valore della vita, dell'albero, perché albero è vita, come ho detto ieri. Quindi è andata benissimo. Siamo felicissimi di aver fatto questa esperienza all'aperto. Grazie anche a voi comunque di essere stati presenti tutto il tempo, perché anche questo è stato un modo per cui modo per andare fuori e la nostra idea essere trasmessa a più persone contemporaneamente possibile. Aggiungo inoltre che volevamo ringraziare chi ha contribuito anche affinché questa manifestazione fosse completa in un certo senso e non mancasse niente, quindi soprattutto ai panifici di Partinico che hanno donato il pane che adesso i nostri bambini stanno mangiando, al panificio Trovato, al panificio Provenzano, al panificio di Trapani, al panificio Saputo, e mi auguro di non dimenticare nessuno. Grazie veramente a loro che hanno, anche loro hanno messo un po' di loro, ecco, grazie, perché senza di loro non potevamo, sicuramente non sarebbe stata completa questa festa. Non dimentichiamo pure la tipografia Fiorello che ci hanno donato uno striscione proprio. Volevamo veramente ringraziare tutti i genitori, grazie a tutti gli insegnanti e tutti coloro che hanno partecipato, chi più o chi meno, a questa grande manifestazione. Grazie di nuovo a tutti. Lo dobbiamo dire con chiarezza, quando organizzano le scuole, organizzano le scuole. Sì, le scuole oggi, e ne sono quelle immagini, possono testimoniare quanta gente c'è oggi qui a Piazza Duomo. E un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Archimede La Fata, che è riuscito a portare a Piazza Duomo centinaia di bambini, coinvolgendo ovviamente anche i genitori, i dirigenti, i docenti e i collaboratori scolastici. Ovviamente si fa squadra perché oggi ci sono qua sia le istituzioni politiche che quelle religiose, ci sono anche qua le forze dell'ordine, quindi una bella mattinata. E si festeggia la festa dell'albero e noi ovviamente dobbiamo spiegare ai bambini che ciò che è pubblico è di tutti e bisogna educare a rispettare l'ambiente e a rispettare il paese in cui viviamo. L'albero simboleggia la vita, simboleggia la crescita e usando un parallelismo simboleggia proprio la vita umana, perché si nasce, si cresce e ovviamente si cresce con dei fusti robusti, perché si cerca di crescere nel miglior modo possibile. Io per esempio, che sto in periferia, quando sono nate le mie bimbe ho piantumato due alberi proprio per spiegare a loro, quando saranno più grandi, che l'albero cresce come cresce la vita umana. L'albero è storia, noi avevamo il pino che poi è caduto in via della Regione, quello simboleggiava era un monumento di Partinico, purtroppo non c'è più, ma ci saranno sicuramente altre piante che un domani crescendo simboleggeranno anche dei luoghi, dei ricordi, e quindi siamo qui proprio per festeggiare tutti insieme questa festa dell'albero.